Dai Vandan, dai, yeah, ma che sta a fare Vandan? Oh! E allora ragazzi, benvenuti, sono Matty Mars, siamo qui a End of Fate 2. L'altra volta abbiamo fatto il mago, il matto, l'imperatrice, oggi dobbiamo fare la sacerdotessa. E c'è anche la novità in più, oggi con noi ci sarà un grande valoroso aiutante che è Van Damme in persona, niente po' di meno che Van Damme. Ci darà una mano, a modo suo, poverino, perché ormai con l'età sopraggiunta. Ciao! Ok, allora, avviamo. You find yourself once again in the company of prayer and religion. How unfortunate. Ma due monetine. Now it begins. Negotiations on behalf of the Empire. We will see how that story ends. Allora, intanto salutiamo Van Damme che è qui con noi. Ci darei una mano, spero, eh. Come no? E come non ci dai una mano? Scusa, se non ci dai una mano. Hai detto venivi, ci davi una mano, che figura faccio? Dai. Vieni, combatti con noi. Dai, tanto te lo convinco. Allora, andiamo a leggere. Maracalypse in qualche modo ti ha convinto in una missione diplomatica nel profondo nord. Messo Maracalypse mi sta antipatico. Di solito evito di lavorare per l'impero. Che c'è l'impero anche qua, non l'avrei mai detto. Ma dato che questa missione mi fa allontanare da lì ancora di più, ho fatto un'eccezione. Salderà il mio debito con il generale Brandstorm e ti aiuterà ad aprire molte porte. Che dici? Io dico che in Maracalypse te devi dare dei soldi a tutti. Quindi c'è qualcosa che non torna. Uniciti a Maracalypse e comincia la missione e chiedi come può essere d'aiuto, chiedi informazioni sul capo dei predoni, chiedi come posso essere d'aiuto, devo ammazzare tutti come al solito. Come sai, ho molta abilità, ma è poco probabile che la mia capacità di maneggiare una spada tenga testa ai predoni del nord. Lo sapevo. Non conosco nessun altro che sia più adatto a te a questo compito. E andiamo, su. Eccellente! Tu porta la spada e lascia che io sia a parlare, dice Maracalypse. Ho portato molte provviste, così potremmo accamparci quando ci verrà fame. Tutto rubato? Ovviamente. Oh, 25? Mazza mala. Queste 25 di provviste. Prima volta che Maracalypse mi dà qualcosa. Maracalypse condivide con te una piccola informazione mentre cominciate il vostro viaggio. La sacerdotessa ha un grande debole per le benedizioni. Se dimostrerai di essere meritevole, avremo maggiori possibilità di influenzarla a nostro vantaggio. Ottieni almeno 6 benedizioni prima di incontrare la sacerdotessa. Ok, nella missione precedente bisognava ottenere 20 di fama per utilizzare l'arma, qui 6 di benedizione più o meno. Stringidente, cominci la scalata. Eccoci. Una valanga, A Van Damme ha detto valanga, non un'esplosione. E lui, se non ci mette sempre un'esplosione nel mezzo, non è contento, va bene. Nel bel mezzo di una bufera in alta montagna, intravedi la figura di un uomo. Riesce malapena a distinguere il suono ovattato della sua voce. Chi osa avventurarsi sul terreno sacro della nostra sacerdotessa? Fammi almeno parlare. Armi in mano, i pedoni si lanciano giù dalla montagna con l'agilità di un branco di stambecchi. Vabbè, ma noi ci abbiamo Van Damme, ci abbiamo. Andiamo che c'è Van Damme, dai. Follow me. Andiamo. I'll cover you. Vieni Van Damme, vieni. Ecco, abbiamo anche Maracalypse oltretutto, Van Damme, eccolo qua. Aio, mortacci, vostri. Ma perché c'ho questa ascia brutta poi? Ezzola!
Dai Van Damme, dai, yeah, ma che sta a fare Van Damme? Oh! Ma poi non ci sono le armi, Van Damme, in quest'epoca, ma che fai? Non ci sono i mitra! Le tue armi cadono, creando una frattura sulla superficie ma perché nervosa? Nevosa! Superficie nervosa! Senti un tremito mentre la valanga prende velocità e potenza e avanza nella tua direzione. Dadi, aio. Dadi, sempre un dramma. A 12? I hope you have learned to be their master. Ok, quindi non ci succede niente? Ti sposti sul lato e osservi la valanga travolgere gli alberi e qualsiasi cosa incontri sulla sua strada. Noti che l'arma dell'avversario spicca nella neve. A meno che ti avvicini, vedi la sua mano stringere la presa, mentre il resto del corpo giace sotterrato sotto la neve. Recupera l'arma, dissotterralo. Io lo dissotterrerei per vedere un po' anche chi è, chi non è. Se c'ha qualcos'altro anche di utile. Più due. Affronti il freddo e lo liberi dalla sua tomba di ghiaccio. Si concede un momento per riprendere le fiate e diciamo... Quindi è vivo? Mi hai... salvato. Nonostante il fiato ci abbia resi nemici. Come il fiato? Il fiato ci abbia reso nemici. Mazza, che fiato c'hai? Il fato ci abbia reso nemici. Di questo sarò eternamente grato. Ti prego, accetta la mia benedizione. Ah, quindi era un nemico. Occhio lesto. Riduce la velocità di un gioco della ruota. Giro lento. Riduce la velocità di un gioco della ruota. Andiamo avanti. Schermaglia al ponte. Noti che un ponte sospeso tra le vette più alte è già stato occupato. Te pare morbo? Aia, questi sono gli infettati. Dal tuo punto di vista noti che la struttura del ponte è stata danneggiata. Con un po' di fortuna potresti essere in grado di abbattere i supporti facendo crollare il ponte. Vuoi cercare di abbattere il ponte lanciando uno dei tuoi oggetti oppure vuoi lanciarti in una battaglia sparata? Proviamo a lanciare un sasso, che succede? Ti guardi rapidamente intorno ed opti per un sasso di dimensioni notevoli. Che è questa? Questa roba che non l'ho mai vista, ragazzi. Ma cosa devo... Ma seleziono cosa? Ragazzi, non ho più pallida idea di come funziona questa roba qua. Quindi ho fatto bene? Mal fatto. Find the quiet stillness inside you. Un sasso finisce nella valle avvertendo i nemici la tua presenza. Vabbè, ma noi abbiamo Van Damme, dai, gay! Vieni Van Damme. Van Damme, ci sei? Perché se ne. Ah, eccoti. Andiamo. Ok, abbiamo anche la protezione anche di Malachipse, oltre che Van Damme. Dai Van Damme, oh, ah. Mi raccomando Van Damme, niente armi, niente mitra. Che non esistono questa epoca, quindi non li puoi usare. Oh. Che fai Van Damme, eh? Andiamo, ma non hai preso nessuno. Accidenti, Malachipse! No, Malachipse è andato! No, anche Van Damme! Maledizione, sono tutti e due a terra! Aio! Ah,
Ma uno è andato però. Aio, mi ha preso uguale. Dai, sbrigati. Va bene, comunque ragazzi, a parte Van Damme abbiamo preso 4 punti di fama, 10 punti di vita massimo, 15 di oro e fanno sempre qualcosa di buono. Bufera, un'altra volta. Aio! Con poco preavviso una tempesta di neve arriva da nord. La neve si abbatte contro te con frammenti di vetro e ti impedisce la visuale. Di vetro addirittura. Hai difficoltà a trovare una copertura. Ai. Forse l'ho seguita la carta. No! No! La scalata diviene insostenibile quando una fortissima bufera spazza la montagna. Cerchi riparo in una caverna e disperatamente lotti contro un principio di congelamento. Un suono di passi ti mette in allerta e intravedi appena le sagome di minacciose figure che hanno invaso il tuo riparo. Ma non si può fare amicizia per una volta. Non sono il tipo di persone con le quali vorresti vivere gomito a gomito, ma neanche spada a spada però. Eccoci! Io qui devo stare molto attento perché ho poca vita. Vai Van Damme, tuffati! Dammi la mano! Andò così! Ciao! La vedo male ragazzi, questa la vedo male. Ma la calizze a meno 3! Aiutami! Oh. Oh. Sì, però le shift non è che mi torna tanto bene. Ok, ce l'abbiamo fatta, ma le shift un po'. Cioè devo staccare la mano dal mouse praticamente. 10 di oro. Con il placarsi della bufera gli intrusi fuggono, ma la Calypso va alla ricerca di legna ed ardere dicendo: questo ceppo è asciutto abbastanza, possiamo accamparci qui questa notte. Accedi al falò in qualunque momento tra un incontro e l'altro. Il campo può essere usato per consumare cibo, direi proprio di sì, anche perché di vita non abbiamo veramente bassa. But they also change with each challenge. Be prepared. Che palle, qualcuno appare da un turbine di gelo e di neve, un uomo del nord. Ah. Vengo in pace. Sembra il Gabibbo. Uè, Vesugo, vengo in pace. Dice lui. Sono in pellegrinaggio per andare dalla sacerdotessa. Non intendo farti del male. Senza aspettare il tuo consenso si attacca vicino a te e si scalda le mani vicino al fuoco. Va bene, basta che non mi avveleni durante notte. Quando ero giovane un tempo avevo un debole per una guerriera del nord, la Gabibba. Mi ha quasi tagliato la testa per averle fatto una serenata. Ma la Calypso pizzica una nota triste sul suo liuto. Ah, i giovani amori. Cucina il cibo sì. Ne ho 27 addirittura. Cambia aspetto. Commercia. Ah, non è mio? Solo? Però
questa roba che io tutte le volte devo ricomprare le cose. Un po' brutterello. Va bene, andiamo, dai. Not every temple has crumbled into the dust, more's the pity. Fare la reazione, non ne ho i soldi, maledizione. The mountain itself pushes you back. Una bufera improvvisa rallenta il suo percorso sul monte Fredis. Il vento pungente ti perfora la pelle con un escheggio. Ancora sto vetro. Scaliamo. Scalando l'innevato monte Fredis ti imbatti in una capanna dal cui camino si espande. Si espande. Perché si espande? Del fumo acre. Una fragile vecchietta impegnata a spazzar via la neve dal sentiero fa cenno di entrare. Sempre le vecchie trovi, ma è una buona. Siamo venuti in cerca della sacerdotessa per riferirle un importante messaggio, dice Margarita. Fareste meglio ad avere delle benedizioni se volete entrare, delle grazie della sacerdotessa. Impegno anche? Sto preparando una pentola proprio ora, se vi voglio assaggiare. Se stavolta lo azzeccaglia, potete portarla da lei. Dice rimanendo nel calderone. Basta che non ci stai dentro, perché vabbè che gallina vecchia fa buon brodo, però insomma non mi sembra a caso. Ma la Calipsi rifiuta educatamente e direi anche stranamente. Sta molto attenta alla dieta, non c'era anche la dieta all'epoca? Ultimamente il mio sodale qui ha un appetito insaziabile, dice, dandoti un colpetto in avanti. Ecco, e butta in quel posto Malacalipse. Ecco la morte secca. Ma perché tutte le volte? Bevi un sorso di quella putrida puzzone e senti il tuo stomaco contorcersi. Lo sapevo che non avrei dovuto prostituire le bacche di nuvole con le bacche del veleno sputafuoco. Forse che il nome mi suggeriva qualcosa, Dice lei consolandosi, sto cazzo. Scegli la retta via e lungo la strada troverete le benedizioni, ne sono sicura. Esce Alfredo pungente e continua a scalare il monte di Fredis bestemmiando. Allora ragazzi, direi al momento di fermarci qua. Io che praticamente sto vomitando le budella, ma la Calipse che me l'ha messo in quel posto, lui come se tutte le volte c'è qualcosa che va mi manda avanti, e Van Damme che lui è messo male. Quindi ragazzi, io per il momento chiudo qui, spero vi siate divertiti come sempre. Iscrivetevi al canale, ho preso, ho fregato, ora vi dovete iscrivere. Mettete like, commentate, che mi fa piacere parlare con voi. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli!